Questa mattina il Vescovo ha anticipato la celebrazione solenne del Pontificale di San Giuseppe, data la concomitanza con la Domenica Quaresimale. L'ha celebrato, come da tradizione, nella chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta alla Spezia. La figura di Giuseppe è legata al sì di Maria. Quando infatti si guarda alla sua adesione al progetto di salvezza, occorre anche pensare al sì di Giuseppe al piano di Dio. Giuseppe assecondò il consiglio dell'angelo contribuendo all'opera della redenzione. Vincendo ogni umana prudenza, resistette alle convenzioni sociali e ai costumi del suo tempo, facendo trionfare l'amore e accogliendo accanto a sé Maria e il frutto del suo grembo Gesù. I Vangeli di Giuseppe riferiscono solo che era un falegname, che era un uomo giusto, giusto nel significato biblico. È l'ultimo patriarca che riceve le rivelazioni del Signore attraverso l'umile via del sogno. Il falegname di Nazareth è l'uomo che Dio ha voluto come custode e come sostegno di Maria e di Gesù. Pilastro della famiglia terrena del Redentore, Giuseppe congiunge Gesù, re messianico, alla discendenza di Davide. Sposo di Maria e padre putativo del Salvatore, Giuseppe guida la sacra famiglia nella fuga e nel ritorno dall'Egitto, rifacendo il cammino dell'Esodo. Fu San Bernardino da Siena, in modo particolare, a diffondere il culto di San Giuseppe nella nostra penisola, elogiandone la fedeltà e l'obbedienza silenziosa e adorante alla volontà di Dio. San Giuseppe, oltre che patrono della città della Spezia, è anche patrono della Chiesa Universale e di innumerevoli altre realtà ed istituzioni. Ma seguiamo alcuni brani dell'omelia del Vescovo al Pontificale di questa mattina in Santa Maria alla Spezia. Ma la cosa che quest'anno veramente potremmo sottolineare è veramente il ruolo di Giuseppe, perché noi facciamo anche presto a dire giustamente che tiene il ruolo della paternità, che custodisce la Santa Famiglia, che permette una crescita piena al Signore Gesù nella sua umanità. Ma spesso ci dimentichiamo che a Giuseppe Gesù dà obbedienza, ovvero non lo riconosce semplicemente come un simbolo posto lì accanto della madre, ma ne riconosce una paternità autentica. Certo, una paternità che non proviene dalla sua umanità, dalla sua carne, dalla sua volontà, però una paternità così autentica da prestargli obbedienza.